Siamo di nuovo con Ultimo. Ciao Ultimo, come stai? Ciao, tutto bene? Stanco, ma tutto bene. Allora, noi ti abbiamo conosciuto quando è uscito il tuo album, il tuo primo album Pianeti, qualche mesetto fa, un successo inaspettato. Come li hai vissuti questi mesi? Come è questa distanza? Come l'hai coperta? Guarda, sono sempre molto, molto tranquillo, molto a mio agio quando devo scrivere, quando devo suonare, però ovviamente adesso questa uscita di questo nuovo album spero dia la soddisfazione di Pianeti o che ancora meglio la superi. Bene, bene. Come hai trovato Sanremo? Tu lo vedevi da bambino, ce l'hai confessato già in puntata qualche mesetto fa, lo vedevi da bambino. Com'è viverlo da vicino? Com'è vivere il palco dell'Alison, anche se per adesso hai fatto solo qualche prova? Sicuramente è emozionante il doppio perché io veramente sono un fan del festival. E poi niente, c'è sicuramente una grande attesa e mi aspetto delle belle cose, insomma, cioè sono molto, molto fiducioso e spero che alla fine venga fatta una buona esibizione e poi quello che deve venire, insomma, verrà. Il ballo delle incertezze è stato un successo da quando tu l'hai cantato per la prima volta a Sera a Sanremo. Passa in radio, va fortissimo online, come la tua ultima canzone che in 2 giorni ha fatto 97.000 visualizzazioni, qualcosa di pazzesco. È una storia anche qui dove c'è qualcosa di autobiografico o c'è solo quella voglia di raccontare gli ultimi che saranno i primi come canti spesso nelle tue canzoni? No, sicuramente c'è un vissuto di fondo, però poi cioè, quello che dico è che non sempre bisogna vivere una cosa per poterla scrivere, capito? Cioè, se no, pensa a un cantatore che ha scritto, non so, 20 dischi d'amore, non è che se tu lascia con 20 mogli, capito? Cioè, non bisogna per forza sempre far accadere una cosa per raccontarla. Una volta che ti è accaduta, poi nella vita la puoi riaprire e elaborarla come vuoi, capito? Quindi è qualcosa che ho vissuto, ma non diciamo, in modo alla lettera, insomma, come dice la canzone. Milano e Roma già hanno risposto presente. Adesso ci saranno tante tante date dopo il Festival di Sanremo e è lì che arrivano le conferme, perché poi sappiamo bene che a volte chi vince, chi viene premiato qui, poi non fa strada o il contrario. Hai paura di questo o comunque la fiducia dei tuoi fan, che già è stata riscontrata, ti rassicura da questo punto Esatto, di sì, vista? bravo, no. Mi rassicura molto questa cosa perché so che c'è un percorso al di là di Sanremo che comunque è una vetrina importantissima. So che il compito di Sanremo spero sia quello di amplificare un percorso che già esiste, che è già esistente. Io anche oggi ho detto che a Sanremo non bisogna venire per cercare il tesoro. Tesoro te lo devi portare e poi lo devi qui magari aumentare, però non devi puntare tutto su questo festival, che comunque è una cosa fantastica. Peter Pan esce il 9, quindi un giorno prima della finalissima. Ci si saprà più o meno già come andrà, perché la prima canzone ha ricevuto tanti apprezzamenti, Essendo più la fragile. stella più fragile. Quello che ti vogliamo chiedere e che tu ci avevi raccontato è che hai tanti pezzi, c'è già un prossimo lavoro che hai in mente, magari ieri sera l'abbiamo sentito solo in acustico, in The Club. Quindi Sì, sarebbe un sogno per un fan, come noi di Radio Luis. guarda, una cosa che mi piacerebbe fare sicuramente è un lavoro in acustico, cioè cercare di fare qualsiasi tipo di lavoro, magari anche un ripack di qualcosa che già c'è stato in acustico. Però vediamo, insomma, vorrei anche imparare a suonare meglio la chitarra, vorrei cominciare a. Sicuramente dopo questo tour, quando ci sarà un momento di riflessione. Vorrei, capito, continuare a studiare la musica in altre forme, questo sì. In maniera veramente iconica, secondo te chi lo vince questo Festival di Sanremo tra i big? So che c'è Fabrizio Moro, con il quale ti lega Sì, una però. forte amicizia, ma c'è qualcuno, io mi ricordo che tu ci hai sempre raccontato che Dalla è stato uno dei tuoi idoli, c'è Ron che porta un testo di Dalla. Come ti orienti questa volta? Una difficile scelta. È una difficile scelta, sì. Io, guarda, penso veramente al di là dell'amicizia che Fabrizio e Herman siano tra i più favoriti. Poi ovviamente Ron, ma io non ho sentito ancora il pezzo, capito? Quindi non, vado così, mi dicono tutti che è bellissimo e che poi mi fido
insomma, del giudizio delle persone con cui ho parlato, però non l'ho sentito. Spero che, insomma, per Fabrizio che sia l'anno in cui lui vinca questo festival, perché se lo meriterebbe per la carriera. Bene, noi ti abbiamo avuto ospite per un'ora intera. Questa volta sei troppo importante, quindi dobbiamo No, lasciarti anche gli altri. Quello che però ti voglio chiedere, tu lo sai, io quando faccio le interviste concludo sempre alla Gigi Marzullo. Quindi con una domanda alla sottovoce, ultimo, da Sanremo 2018. Fatti una domanda e datti una risposta. allora, stiamo parlando del ballo delle incertezze, quindi ti dico, mi chiedo, chi vincerà Sanremo Giovane? Non lo so. Bellissimo! Allora, grazie. Sono incerto, capito? Non lo Sincero. so, non lo so. Noi il nostro tifo ce lo metteremo tutto, quindi ti Grazie. facciamo il più grande in bocca al lupo per questa sfida e per quello che verrà nel futuro. Quindi ti ringraziamo per essere stato di nuovo qui con noi su Radio Grazie Luis. a voi per l'ospitalità, grazie. Ci fa un saluto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Ciao. Ciao a tutti.